presentazioni quest'oggi perché per quanto riguarda il programma della squadra c'è stata solo una parte di giocatori presenti qui che hanno proseguito come da programma i lavori personalizzati. Vi dicevo giornata di presentazioni perché tra pochissimo nella sala stampa qui del centro sportivo verrà presentato ufficialmente Jonathan Biabiani. Allora vediamo subito le immagini che ci arrivano in diretta con la classica foto di rito tra Biabiani e il direttore Piero Ausilio, tra l'altro per lui una sorta di terza presentazione se vogliamo, visto che le volte in cui Jonathan ha indossato la maglia dell'Inter, poi aveva lasciato il settore giovanile per fare altre esperienze, era ritornato, nuovamente poi ridato in prestito e comunque venduto in altre trattative di mercato e ora torna nuovamente, come ha raccontato lui in una battuta nel giorno della sua ufficializzazione, sono di nuovo a casa. Ovviamente tra poco seguiremo le sue dichiarazioni, immagino ci sia anche curiosità nel sapere anche come ha vissuto questi mesi per lui assolutamente drammatici, visto che è un infortunio che va al di là del calcio. Ci siamo? Allora ascoltiamo le sue parole. Abbiamo il piacere di riportare a casa per la terza volta uno dei nostri ragazzi, speriamo che sia l'ultimo. Il piacere è particolare perché è uno di quei ragazzi che è cresciuto con noi, che ha fatto il settore giovanile all'Inter, che è diventato campione del mondo con l'Inter, tra l'altro con un suo gol, e quindi riaverlo dopo tra l'altro una parentesi sfortunata a livello fisico è una soddisfazione ancora più grande. Biabiani. Grazie. Grazie. Ciao Jonathan. Ciao. Sono stati dei momenti difficili in cui pensavi che non sarei andato a giocare, come hai ripreso? Ma sicuramente è stato un po' difficile, diciamo, sul momento che mi hanno detto che dovevo stare un po' fermo, però non ho mai avuto paura di non tornare, perché comunque con i medici non mi hanno mai detto no, che non tornassi, solo che dovevo star fermo, non si sapeva i tempi perché comunque è una cosa delicata, quindi ho aspettato il più tempo possibile per essere tranquillo, però l'ho passato comunque bene perché comunque sono stato in famiglia e mi hanno aiutato molto, quindi sono stato tranquillo e ho aspettato il momento giusto per tornare. Ecco, adesso quanto ci vorrà per rivederti in campo? Ti abbiamo visto lavorare a parte, ci vorrà ancora un po' di tempo? Ma dire quanto tempo ci vuole non te lo so dire esattamente, perché comunque dipende di tante cose, comunque la ripresa, il fisico, perché comunque sono stato fermo 8 mesi, quasi 9, quindi anche le gambe devono essere a posto, quindi penso, non, dati una data certa, non lo so, dipenderà da come risponde il fisico. Grazie. Oh, bentornato, volevo chiederti, insomma, si è parlato sempre di te come di un giocatore dal grande potenziale, magari non sei riuscito forse a esprimere fino in fondo sempre. Che cosa ti aspetti invece da questa nuova avventura qui all'Inter, quando insomma starai bene? Beh, innanzitutto che sono tornato qui, quindi rimettermi in gioco dopo un anno che sono stato fermo, ho la possibilità di farlo con una grande squadra, quindi di confrontarmi con un giocatore di alto livello, di imparare qualcosa e di tornare più presto al mio livello, e quindi per me è una doppia sfida, sia personale che cercare di guardarmi un posto, di far vedere quello che so fare con una gran squadra. L'altra cosa, si era parlato anche di un interesse del Milan nei tuoi confronti, ti chiedo se è vero, se ci saresti mai andato e se pensi che l'Inter sia già competitiva per il campionato invece. Un interesse di quest'estate? Così si è detto, insomma. No, dell'anno scorso sì, ma di quest'anno no. E quindi sì, c'è stato un interesse del Milan dove mi hanno scoperto loro comunque il problema, quindi non sono passato al Milan, ma è stato, diciamo, io comunque sono stato al Parma, cercavo una grande squadra e quindi è arrivato l'ultima giornata al Milan e come qualsiasi giocatore che cerca una sfida grande ho accettato l'offerta.
Sì, ciao Jonathan. Si è parlato anche della possibilità che tu possa andare in prestito, ma mi sembra che la tua volontà invece sia in questo momento di giocarti le tue chance qui all'Inter, giusto? Sì, è giusto. Io comunque ho accettato l'Inter, per, come ho detto, per rimettermi in gioco e per confrontarmi con grandi giocatori. E quindi voglio un'esperienza nuova e di alto livello, quindi penso di rimanere qua. Ciao, hai detto che non hai mai avuto paura di non tornare, giustamente, quindi ti sei fatto forza su te stesso e tutto il resto. Adesso, andando avanti, secondo te quale può essere una paura che avrai, ammesso che tu l'abbia, una paura? Ma io paura non ne ho, perché come ho già detto prima, se avessi paura penso che la cosa più giusta è di non tornare, perché se devi giocare con dei limiti non rendi al massimo o non dai quello che puoi dare, quindi... secondo me non ha senso, quindi sì, sono tornato perché non ho nessun timore e non ho paura di niente. Jonathan, l'Inter in questo periodo ti è stata molto vicina, ci racconti com'è andata, cioè il modo in cui ti è stata vicina, come hai vissuto questo momento fino alla firma del quadriennale? Beh, ho cominciato le riprese con l'Inter, il recupero mi ha dato tutta la disponibilità e comunque con l'Inter un ottimo rapporto, come ho detto, perché sono cresciuto qua e sempre, la sento sempre come una casa mia, e quindi quando ho avuto la possibilità di poter riprendere l'attività siamo messi in contatto subito e ho iniziato la preparazione, e quindi non ho mai avuto timore di non stare qui, perché comunque è sempre stata la mia prima scelta. Che cosa ti ha detto invece Mancini a proposito del ruolo che potrai avere in questa stagione? Ma con mister non ho ancora parlato di ruoli, si sta solo informando sul mio stato ogni giorno, di come sto, si sto migliorando sempre di più, ma parlare ancora di ruoli penso che non è ancora presto. Ciao Jonathan, volevo sapere, dal tuo punto di vista, come valuti questa squadra che sta nascendo, se hai cominciato a vedere come sta venendo su e se ti piacerebbe farne parte, anche magari se dovessi giocare meno del previsto. Grazie. La squadra, secondo me, era già una buona squadra prima e adesso si è anche rinforzata con ottimi giocatori, quindi penso che quest'anno posso togliersi delle soddisfazioni seguendo quello che chiede il mister e mettendo tutti l'impegno giusto. Poi io sto cercando di tornare il più presto possibile per mettermi in gioco con tutti e cercare di fare il meglio possibile. Ciao Jonathan, hai giocato da protagonista in un Inter fortissima che si è laureata campione del mondo. Secondo la tua idea, quanto tempo ci vorrà per questa Inter per raggiungere quel livello di squadra? Grazie. Speriamo subito. Però... è cambiato tutto comunque, quindi penso che quando si rifà una squadra ci vuole comunque un po' di tempo, però i giocatori di alti livelli ce l'hanno, quindi penso che è già una squadra competitiva. Ciao Jonathan, tu sei già entrato nella storia dell'Inter con il gol nella finale di Coppa del Mondo per club contro il Mazembe. Ora, quali sono le tue ambizioni per questa nuova esperienza all'Inter? Pensi che potrà essere ancora un giocatore importante e pensi che questa squadra abbia le basi per fare la storia? Ma io sicuramente spero di tornare al 100% innanzitutto per prima possibile e di fare, come ho detto, il meglio possibile con l'Inter e sperando di arrivare il più alto possibile in campionato. Le ultime due. Bentornato. Grazie. In questo periodo all'Inter hai avuto modo di allenarti tanto ad Interello, no? E hai visto tantissimi giovani che magari ti hanno ricordato te quando sei arrivato da piccolino qui all'Inter. C'è qualcuno che ti ha impressionato particolarmente dei ragazzi che hai visto? Ma sì, ho visto un po' gli allenamenti loro. Il fratello di Nokuri mi ricorda un po' come ero io da giovane, che l'ho visto giocare, e poi anche un difensore a livello nazionale che si chiama Gravion, che mi è piaciuto molto. Tutti francesi. Ciao, bentornato. Mancini è stato l'allenatore che ti ha fatto esordire nel calcio dei grandi. Quanto
quanto è importante, quanto è stato importante per te il fatto che sia lui tornato a allenare all'Inter e se l'hai trovato cambiato rispetto a quando hai lasciato l'Inter da ragazzo? Sì, infatti quando sono tornato la prima cosa che ho detto è che il primo ritiro che ho fatto qua era con Mancini e quindi sono tornato qua dopo quasi 9 anni e sono con lo stesso allenatore e quindi è stato emozionante in quel lato lì e quindi spero che anche quest'anno posso essergli di grande aiuto. Jonathan, ti volevo chiedere un commento sulla tua esperienza al Parma, in particolar modo come è finita e come sta rinascendo adesso il Parma, quello che auguri alla tua ex squadra. Sicuramente non è finita come tutti speravamo, però l'importante è che adesso riparta per bene con gente seria e che possa risalire subito dove merita di essere e con i compagni che hanno lottato fino alla fine sono stati molto bravi e quindi per loro solo complimenti e per la squadra spero che possa tornare prima possibile in alto. Grazie, buongiorno a tutti. Siamo una singola. Ok. Queste dunque le parole di Jonathan Biabiani in conferenza, avete sentito giustamente, si concentra su quello che è il recupero e diciamo sul presente più che sul futuro, ma di una cosa è certo, vuole assolutamente contribuire a riportare l'Inter in alto e dopo anni ritrova anche l'allenatore che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Noi ovviamente continueremo a raccontarvi l'Inter da qui, l'appuntamento è per le ore 13 con la nostra rassegna stampa e il racconto dal campo e poi vi ricordo anche che questo pomeriggio ci ritroviamo in diretta a partire dalle 17 con Radio Inter Speciale Brunico con la squadra e quindi le immagini dell'allenamento in diretta e tanti altri contributi. Per quanto mi riguarda è tutto, grazie per averci tenuto compagnia e ci vediamo più tardi. Inizia in questo momento il derby d'Italia, forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, subito la palla per le grottaglie. E allora andiamo a vedere come si distribuiscono. La palla che viene giocata da Tudor, e Tudor che fa il centro.